Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati a Macete Alimentazione. Siamo qui con il signor Adriano Panzerotti, appassionato di alimentazione e autore del libro Vivere a Iosa, un libro che ha fatto molto discutere anche la comunità scientifica per le sue affermazioni rivoluzionarie. Buonasera, Panzerotti. Buonasera a tutti gli ascoltatori che hanno desiderio di uscire dalle sabbie mobili della loro ignoranza alimentare. Certo, andiamo subito al nocciolo. Lei sostiene che il vero nemico della linea non sia il fritto, non Non sia il sia il grasso, non sia il grasso, fast non sia il food fast food. in quanto tale, ma il carboidrato. 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 Il carboidrato. Il carboidrato è un po' quello che è stato Caniggia per l'Italia ai mondiali 90, le notti magiche distrutte. Il carboidrato è per noi, soprattutto per il sottoscritto, ma anche per voi, anche per lei, quello che è stato Caino per Abele. Il carboidrato è più dannoso del reggaeton. È quasi più dannoso del reggaeton. Il carboidrato è peggio di Ventura in nazionale. Una roba drammatica Drammatica, proprio. drammatico. Il carboidrato è Ma drammatico. esistono delle alternative soddisfacenti al Certo. carboidrato? Non ci sono problemi se c'è una buona educazione alimentare, Ma lo sapevo. non influenzata dai diktat dei poteri forti, delle Giusto, giusto. multinazionali. Guardi, voglio sfidarla. Parliamo di impanatura. Come facciamo ad impanare qualcosa se non abbiamo il pane? Impanare? Come si fa? Mi lasci dire che provo un profondo senso di tenerezza e quasi di compassione Lo so. nei suoi confronti. Poveretto, lo sanno un po' tutti che lei porta i figli a scuola, ha una vita frenetica e per questo mi diventa un po' cagacatti. Sì, ok, però lei non mi ha ancora spiegato come si impana senza il pane. Uomo di poca fede. Sì, poca Guardi, è fede. molto semplice, potete anche prendere appunti da casa. Basta sostituire la farina con la grafite, passare tutto nell'uovo, perché l'uovo è importante da proteine, e poi impanarlo in una calamita grattugiata, quindi Parlarono nel in calamita, matto il una calamita grattugiata. calamita. Cos'è la calamita? Un magnete? Quindi sì? Magna. Ma come si magna? Sì, buonasera a tutti, sono il signor Tullio Steglio. Buonasera. Ho provato a impanare come ha dettato il signor Panzarotti, però insomma ho avuto dei piccoli problemi secondari, probabilmente, però dei problemi. Vi mando una mia foto e così potete vedere, anche perché vorrei liberarmi da questa cosa, grazie. Grazie, grazie. Prego la regia di mandare un attimo le foto. Ah, bene, bene, Eh sì, bene, bene. complimenti anche perché gli dona, gli sta molto bene. Complimenti veramente, signor Tullio Steglio. E, comunque, magari facciamo proseguire questa cena con dolcezza. Non so, per esempio, un mangiadischi vintage e il 45 giri di La prima cosa bella. Va bene, quindi ci mangiamo il 45 giri e anche il mangiadischi. Sta scherzando? Che... Sanno tutti che sì, il mangiadischi, i 45 giri sono stopposi e poco digeribili Certo, sanno e tutti. bisognerebbe cucinarli tantissimo, È però io vero. vi consiglio per un dessert un 33 giri piuttosto. Giusto, giusto, Cioè, sicuramente. ascoltare la Ma musica. 45 ci dicono che... giri il mangiadischi, Ci dicono che abbiamo un'altra telefonata in linea. Buonasera, caro signor Maxino. Posso Buonasera, parlare Maxine. che un attimo al suo esimio ospite? Prego, Eh? Allora, prego. mi ascolti, signor Panzerotti, non andare via. Te ha finito di parlare monade? Ah? Il pan grattase è sacro e sa tutti che le calamite non si magna, che se no si diventa tacadici, ignorante. Varemmengo ti e quei cavei fritti che te ga. Ancora una volta un esempio dell'aggressività provocata dal carboidrato, perché Ah, non è, la è signora questo. non ha alcuna colpa, la signora è una vittima Del del carboidrato. carboidrato che purtroppo la rende aggressiva e cattiva. Colpa del carboidrato che è cattivo, perché il carboidrato. Carboidrato cattivo. Ci ha veramente spaventato. Grazie, dottor Panzerotti, di queste importantissime informazioni. Torniamo la prossima settimana con Macete Alimentazione Random. Grazie a me, arrivederci.